Questo episodio sarà dedicato a un enorme ringraziamento. Inizialmente non sapevo bene se fare questo video o meno, perché in realtà è un po' fine a se stesso. Le persone che godono già di una fama molto affermata, ecco, che godono già di molta fama in Italia, se non altro, e anche all'estero. E onestamente, rispetto agli altri episodi, non ho nemmeno informato queste persone che io sto per fare questo video, ma spero che sarà cosa gradita come sempre. Il motivo per il quale ho pianificato di fare questo video è perché siamo in quei giorni nel quale un anno fa noi non eravamo nemmeno consapevoli che saremmo andati incontro a un anno così tragico. Io per prima, essendo una persona molto fragile, molto sensibile, ma soprattutto molto legata all'aria aperta, a quello che può essere anche solo farsi una passeggiata, mi sono demoralizzata parecchio nell'ultimo anno, ma questo lo sapete, ve l'ho detto tante volte, non siamo qua per creare malumore, anzi. Ci sono delle persone su YouTube che hanno contribuito a farmi superare questo grande periodo di dramma, ecco, diciamo dramma per non entrare in casi clinici o cose del genere, perché con i loro contenuti, le loro risate, hanno fatto sì che comunque io vivessi almeno leggermente meglio ogni giorno di questa nuova quotidianità che ho dovuto affrontare. E per questo è un giocconsiglia per ringraziare queste persone pubblicamente. Come vi ho detto, sono quasi tutte persone molto conosciute, sono quelle persone che appena mi arriva la notifica che è uscito un nuovo video, faccio molta fatica a non cliccare subito su quel video per vederlo, e soprattutto alcuni. Questo perché portano dei contenuti molto divertenti, anche che fanno riflettere in alcuni casi. Sono quelle persone che rappresentano per me un momento di leggerezza, che è quello che secondo me dovrebbe fare un content creator su YouTube, quello che io stessa cerco di portare. Sono un po' anche degli esempi in alcuni casi da seguire, e sarà ripeto, un elenco un po' randomico, però nella mia testa sono quelle persone veramente del quale ora come ora non posso fare a meno. Sembrerà assurdo, ma senza vedere i loro video io comunque mi sento piatta. Invece, dopo aver visto il loro video, mi sento molto di buon umore, quindi elenco super randomico, non sto a elencare in maniera dettagliata i pregi e i difetti, perché per quanto mi riguarda alcuni sono un po' più su, ma per il resto sono più o meno tutti sullo stesso piano, perché portano dei contenuti molto differenti. Persone che non pensavo mai che avrei seguito, ma in realtà poi nel momento in cui le ho seguite non solo mi sono accorta di capire ancora perfettamente la lingua inglese, ma sono due persone che veramente mi hanno fatto morire da ridere. La prima è Julie Knowlk. Julie Knowlk è diventata famosa, tra virgolette, durante appunto la pandemia, perché ha fatto dei video molto carini nel quale la sua persona dal futuro le raccontava la pandemia e cosa sarebbe successo alla Julie del passato. Video super geniali, proprio genialissimi, e poi ho iniziato a vedere tutti i suoi video e ha una comicità veramente bellissima. Mi piace tanto come youtuber, e anche lei sicuramente, se siete un pochino autoironici, anche la apprezzerete tantissimo. Sempre sul fronte straniero, che fa morire da ridere, che veramente fa morire da ridere, perché non potete iniziare un video senza panciarvi dalle risate, è I'm Brandon Ferris. Questo ragazzo, o quest'uomo in realtà, perché è abbastanza grande, l'ho conosciuto con i suoi video hacks. Quindi avete presente 5 Minute Craft, dove appunto ci sono tutti questi trucchetti, che in realtà metà di questi non funzionano perché, essendo americani, magari il prodotto non è esattamente quello. Ecco, Brandon Ferris segue questi tutorial, ma lo fa in una maniera veramente esilarante. Thank you, Julie Knowlk, thank you, Brandon Ferris. Un canale che sicuramente conoscerete tutti, ma che non fa video sempre perché c'è un editing dietro pazzesco, ma che ogni volta che esce un loro video lo guardo subito, anche se dura un'ora lo guardo subito perché sono risate garantite. Il Trono del Muori fa questi riassuntoni, ecco, anche abbastanza analitici. È partito con quelli di Harry Potter, Il Trono di Spade, Death Note, insomma ha fatto un po' di roba anche che io non conoscevo, e fa anche cose su film molto famosi. Insomma, se non lo conoscete, guardate i suoi video, anche se sono lunghi, fidatevi che vi voleranno. E io ringrazio tanto Il Trono del Muore per le risate che mi ha fatto fare.
famosissimi i The Jackal. Anche loro fanno video più brevi, ovviamente, rispetto ad altri come il precedente, ma hanno anche loro un umorismo e una capacità di regia veramente pazzeschi. E non puoi vedere un loro video senza ridere, è impossibile, a meno che loro stessi non decidano che quel video non deve far ridere, ma deve farti empatizzare in qualche modo. Durante la quarantena si sono sbizzarriti come tanti altri nel creare contenuti in tema, ma io li conoscevo ovviamente già da prima, ho iniziato a seguirli addirittura di più dopo la quarantena o comunque appena dopo. Quindi grazie The Jackal per le risate che mi avete fatto fare e che mi fate fare tuttora, ogni volta che esce un vostro video. Una coppiata che ho scoperto da pochissimo, forse le ho scoperti l'anno scorso prima della quarantena e poi mi sono drogata dei loro video durante la quarantena, Bertra e Leo. Bertra e Leo, vi deve piacere il black humor. Se non vi piace il black humor, non entrate nei loro canali perché sono veramente dissacranti. Dissacranti, quindi vanno visti con un occhio più intelligente, un po' più intellettuale. Bertra l'ho scoperto con i video delle mammine pancine, Leo l'ho scoperto di conseguenza perché sono coinquilini, quindi comunque appaiono l'uno nei video dell'altro. Entrambi hanno un umorismo molto black, come dicevo, ma molto bello, che mi regala ogni volta risate da tenermi la pancia. Quindi grazie Bertra, grazie Leo. So che mi prenderete in giro fino alla morte per questo ringraziamento, però veramente grazie perché mi avete, a parte, aperto un mondo, ma mi avete fatto veramente risollevare l'umore. Andiamo alla top 3. È ricoperta, diciamo, da queste tre persone, più di tre, ma adesso capirete, questi tre canali, diciamo, che sono veramente, penso, tra i più famosi di tutto YouTube. Terzo posto va a Space Valley. Terzo posto non perché non mi piacciono alcuni video, ma perché non sono tutti sulla stessa linea. Ci sono alcuni video che io guardo con interesse per acculturarmi, per discutere, per fare dei ragionamenti, ci sono dei video che anche lì muori da ridere. Space Valley in ogni caso è una garanzia di qualunque cosa possiate ottenere da un video di YouTube. Sono geniali, hanno creato un format, anzi diversi format che molti cercano di replicare. Ma loro rimangono sempre originali e fedeli a se stessi, non seguono le mode, hanno creato una cosa veramente unica. Li seguo praticamente dagli albori, l'apertura del loro canale, e non mi hanno mai delusa. Quindi terzo posto solo perché non mi hanno solo fatto ridere, ma anche altre cose. In ogni caso io li ringrazio per l'intrattenimento che mi hanno regalato, soprattutto in un momento così difficile. Grazie mille, soprattutto perché loro, nonostante il loro studio sia rimasto chiuso e loro essendo in sei comunque non potessero riunirsi, hanno creato lo stesso dei contenuti che sono riusciti a fare perfino i salotti, che sono questi video un pochino più lunghi, un po' più ragionati. Secondo posto va a Wilwush. Wilwush è ovviamente tutto il suo, la sua crew, ecco, chiamiamola così, la sua famiglia, insomma, tutti i suoi collaboratori. Inutile dirvi che Wilwush è stato tra i primi, insieme a Claudio Di Biagio e Cane Secco, che io ho iniziato a seguire. Io YouTube lo seguo praticamente dagli albori, motivo per il quale quando ho pubblicato il libro sapevo che sarei finita su YouTube, e in parte anche grazie a Wilwush che mi ha dato un po' l'ispirazione. Senza andare a ritrovare i video vecchi di Wilwush che già facevano morire dal ridere, è sempre stata una garanzia, soprattutto da quando è tornato più carico che mai, dopo il suo periodo di stop. Non ho mai smesso di seguirle, anche lui è uno di quelli che quando sono nel letto, disperata, depressa, so che apro un suo video e mi sento subito meglio. Quindi grazie Wilwush, veramente grazie di esistere. Arriviamo in cima alla nostra classifica, una vera sorpresa perché io li avevo conosciuti solo per sentito dire e devo dire che alcune malelingue me ne avevano parlato anche abbastanza male. In realtà appena li ho conosciuti non ho più smesso di seguirli. Credetemi che quando mi arriva la notifica di questo canale o comunque dei canali gestiti da loro, perché non ne hanno più di uno, anche se sono a lavoro, mi viene molto la tentazione di aprire subito quel video, e se sono a lavoro e non posso farlo, io so, lascio lì la notifica in modo da ricordarmi subito, appena ho un momento libero, di vedermi quel video. Sono gli Hamet. Hamet, quindi Luca e Matteo, Stefania anche, Benze, insomma tutti quelli che
collaborano a questo canale, ai canali affiliati come Metteste, Sharada, insomma tutti i loro canali, è stata una vera scoperta. Li ho scoperti anche loro poco prima della quarantena, ma li seguivo così, insomma, avevo consapevolezza che fossero geniali, ma non fino a questo punto. Poi ho iniziato a seguirli, a recuperare tutti i loro video, non c'era giornata, soprattutto da quando ho iniziato a rimanere chiusa in casa, nel quale io non vedessi almeno un loro video. Li ho recuperati tutti nel giro di 4 mesi e sono tanti, perché loro sono in attivo da tantissimi anni. Io li devo ringraziare tanto perché a tuttora mi regalano buon umore. Io so, come per i precedenti, ma un po' di più, perché li voglio mettere in cima alla classifica proprio per questo motivo. So che se io sono depressissima, disperata, io ho avuto dei momenti veramente non solo quest'anno ma anche prima, quest'anno in particolare, perché è stato un sommarsi di cose negative, anche nel momento più buio di tutto il 2020 io sapevo che se avessi aperto un loro video, i 20 minuti sarebbero stati i più felici della giornata, quindi mi sono serviti tanto. So che sembra assurdo, è proprio il concetto di questo video che vi potrà sembrare assurdo, però è vero, e qua in questo video voi vedete la me più vera, e voglio mettere gli accametti in cima, perché l'effetto che mi fanno i loro video non me lo fa nessun altro. Quindi veramente grazie Luca, grazie Matteo, grazie Stefania, grazie a tutti voi, a tutti coloro che collaborano. Queste sono persone che si fanno veramente un fondo nero e sono spesso molto, come vi dicevo prima, sottovalutate per i contenuti che portano, solo per il fatto che portano delle reaction a per programmi trash vengono additati come quelli uguali agli altri, quelli super cinici. Invece ragazzi, la loro comicità sta proprio in questo, e mi dispiace per chi non la comprende. Io l'ho compresa e davvero bacione, abbraccione, tutto quello che volete, io sono qua. In generale concludo questo video dicendo ancora un grandissimo grazie a tutte le persone che ho nominato, perché siete persone d'oro per quanto mi riguarda. Io vivo molto spesso una solitudine depressa, una solitudine malinconica, che so può essere sanata dai vostri video, quindi grazie, grazie, grazie. Sono sicura che poi ci sarà occasione in altri video di parlare meglio dei vostri contenuti. Adesso era veramente un video molto personale, emotivo, sentimentale, magari anche il periodo sbagliato, però in realtà un anno fa eravamo agli inizi di questo periodo, quindi mi sembrava il momento giusto per portarvi questo contenuto. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto, se avete anche voi dei canali che vi hanno risollevato l'umore in questo periodo nero, commentate qua sotto taggandoli tranquillamente e consigliandoli a tutti i nostri followers. Se pensate che queste persone possano rallegrare la giornata anche di altri vostri amici, parenti e conoscenti, condividete questo elenco su tutti i vostri social, e se volete supportarmi ulteriormente cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani, appunto di reaction si parlava, ci vediamo domani con la reaction, l'ultima di questo mese, che ce n'erano due, ecco, se vi siete persi la precedente andatevela a recuperare prima. Invece con il prossimo Gio Consiglia ci vediamo il 18 di marzo. Un bacione e ci vediamo alla prossima!